Ciao a tutti, oggi mostrerò come realizzare l'impasto per pasta brioche che vi servirà per svariate ricette, poi vi farò vedere qualche foto. Gli ingredienti che vi occorreranno saranno 500 g di farina 00 o Manitoba, 270 ml di latte, un cubetto di lievito, un aroma di arancia, un uovo, 6 g di sale e 50 g di strutto. Per prima cosa inseriremo nel boccale tutto il latte. 3 minuti, 37 gradi, velocità 2. Aggiungete tutto lo zucchero, tutto il cubetto di lievito e tutta la fiala arancia. Emulsionate il tutto, un minuto, velocità 3. Aggiungete tutta la farina, l'uovo, azionate la macchina, 20 secondi, velocità 4. Come potete vedere, la macchina funziona naturalmente perché c'è stata una signora un pochettino sgarbata che mi ha detto che la macchina si è bloccata e non funzionava più. Ma è assolutamente falso, la macchina mi funziona, altrimenti mi si doveva rompere anche a me. Aggiungete tutto il sale ed azionate la macchina 4 minuti, velocità sfiga. Nel frattempo con l'ame in movimento aggiungerete i pezzetti di burro e scusate di strutto e guardate dal foro fin quando non si assorbe il primo pezzo, aggiungerete poi man mano gli altri. Così. Ecco l'impasto come si presenterà, piuttosto molto molliccio. Quindi vi aiuterete con la farina per fare poi la palla nel vostro piano da lavoro. Quindi cosa farete? Prendete questo attrezzino e fate così. Così non appiccica più. E quella che sarà appiccicata la prenderete al volo. Quindi fate così, formate una palla e trasferite in una terrina oleata. Così, coprite con il proprio coperchio e lasciate lievitare fino al raddoppio in un luogo caldo, altrimenti nel forno con luce accesa. Dopo che l'impasto avrà raddoppiato, potrete creare delle graffe, delle brioche, dei cornetti, dei bomboloni o krapfen, tantissime ricette come già vi ho detto. Io oggi farò i krapfen ripieni di Nutella. Quindi cosa farò? Polverizzo il mio piano da lavoro. Così. Prendo il mio impasto e lo adagio sopra. Prendo un altro po' di farina. Così. E schiaccio in un primo momento con le mani, così, e allargo man mano. Aggiungo un po' di farina e con l'aiuto del mattarello stendo, ma proprio un pelo, non deve essere sottile, eccessivo. Quindi cosa facciamo? Prendiamo un coppa pasta e creiamo i nostri dischetti. Per ogni dischetto, se lo vedete, aggiungete un cucchiaino scarso di Nutella al centro. Così. Quindi cosa farete?
Spennellate la superficie del primo disco con acqua bollente. Così. Così vi faccio vedere come li dovrete fare. Quindi prendete il secondo dischetto, lo allargate poco poco, così, e lo adagiate sopra. Aspettate che vi faccio vedere. Schiacciate così, chiudendo bene tutti i bordi. Ed ecco il primo krapfen pronto. Io lo adagio in una teglia rivestita da carta forno. Poi li faccio lievitare fino al raddoppio nel forno con luce accesa. Ecco i nostri krapfen appena lievitati. Io sto scaldando il mio olio nella padella e ho messo della carta assorbente sopra questo vassoio. Appena arrivi a temperatura si vedrà con lo stecchino che farà le classiche bollicine. Quindi immergiamone tre alla volta. Due. Staccate la carta forno piano piano e la adagiate in un piatto. Girateli anche dall'altro lato ed ecco il colore classico dorato che si formerà. Scolateli e adagiateli sulla carta assorbente. Ecco i miei krapfen pronti. Adesso li spolvero con lo zucchero a velo. E poi vi faccio vedere la consistenza all'interno al solito di uno. Che bontà! Allora, lo voglio aprire perfettamente perché poi devo scattare le foto per il blog. Ed ecco il krapfen all'interno. Guardate che buono. Proprio fa veramente gola, è perfetto. Io non l'assaggio perché devo scattare, ve l'ho detto, le foto, ma se vedete è morbidissimo, guardate. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta, scusate. Io vi lascio e alla prossima. E come vi ricordo un'altra volta, con questo impasto potrete fare un sacco di ricette. Un bacione grande, ciao ciao!